Divorzio? Adulterio? Convivenza? No, grazie. Gesù, la parola di Dio, non dice così. Gesù, al diavolo che lo tentava nel deserto, replicò: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Circa l'adulterio, alla donna adultera scampata alla lapidazione, Gesù raccomandò: va e non peccare più. E ancora: ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello che dunque Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Da Giovanni Battista, prima dell'incontro con Gesù, apprendiamo: poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni il Battista e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Infatti Giovanni gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. San Paolo ci comunica il comando di Dio: ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Infatti la donna sposata per legge è legata all'uomo finché questi vive, ma se l'uomo viene a morire essa rimane sciolta dalla legge che la lega all'uomo. Perciò se, essendo vivo l'uomo, si dà a un altro uomo, viene dichiarata adultera. Se invece viene a morire l'uomo, è libera dalla legge, in modo da non essere adultera se si dà a un altro uomo. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e l'atto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Adulterio, delitto vietato dal settimo comandamento. Secondo la legge mosaica è la relazione illecita tra uomo celibe o d'ammogliato con una donna maritata o fidanzata ad un altro. Questo delitto era punito con la morte per lapidazione. Il termine fornicare, nel senso più ristretto, significa avere un rapporto sessuale volontario fra persone non sposate tra loro. Circa la convivenza. Alla donna samaritana al pozzo Gesù disse: vai a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Conviveva con un uomo e questa relazione non era consacrata davanti a Dio, agli angeli del cielo e davanti agli uomini. Considerazioni. Se viviamo nel peccato, in relazioni illecite, non vediamo più chiaramente per prendere giuste decisioni nella nostra vita. Vediamo deformato perché una trave è nel nostro occhio. Dobbiamo esaminare i mali in noi alla luce della parola di Dio e, imparzialmente e con coraggio, definire il male in noi con il termine adatto. Viviamo tempi di confusione perché la parola di Dio non è il faro della nostra esistenza. Senza luce siamo nella nebbia e preda delle nostre vedute carnali e dissennate. In queste condizioni, per le nostre azioni squilibrate, a volte tendiamo a cercare complicità e conforto in amici e parenti. Risultato?
altre condanne a morte per consigli dettati dalla carne e non dallo Spirito di Dio. Il peccato è come un cancro, se non si ferma sul nascere, con le metastasi infetta tutto il corpo. Sono attorniato da giovani e non più giovani che non fanno uso del manuale di istruzione trasmessoci dal nostro Creatore. Tanti sono diplomati e laureati, eppure privi della vera conoscenza. Non è nella cultura o nell'intelligenza umana la chiave di lettura della realtà che ci circonda, perché la vera intelligenza consiste nel considerare e ricevere con semplicità di cuore la parola di Dio. Non credono che esistano istruzioni? Non credono in un creatore e salvatore? Mi duole vedere tanta indifferenza per ciò che dura per sempre, che ha valore eterno. Eppure il nostro Creatore ci ha parlato e pochi conoscono la sua bontà e il suo desiderio di essere riconosciuto come il vero padre di tutti gli esseri viventi. Perché tante coppie di giovani sposi si separano tanto facilmente? Perché le convivenze non durano? È vero che ci sono le eccezioni, ma le statistiche parlano chiaro. I divorzi, le separazioni aumentano vertiginosamente. Il matrimonio è un vincolo sacro. Tanti non ritengono più necessario ufficializzare davanti a Dio e davanti agli uomini il loro legame. Perché? La paura e l'incertezza del futuro imperano in ogni campo, da quello affettivo a quello lavorativo e del sociale. La causa? L'uomo si fida solo e unicamente della sua mente, dei suoi ragionamenti, della sua forza ed energia. Si trova come in un labirinto senza via d'uscita e non lo sa. Nella nostra scatola cranica non risiede la verità della vita, la risposta ai tanti perché che affollano il nostro cervello e avviliscono il cuore davanti a ingiustizie, malattie, guerre e calamità naturali. La verità ce l'ha solo colui che con autorevolezza e tanto amore ci sussurra: io sono la verità. E non solo, ha detto anche: io sono la via. E non solo, ha detto anche: io sono la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E conclude: chi crede in me ha vita eterna. È poco? Crediamogli. Sotterriamo definitivamente le tradizioni degli uomini e seguiamo i saggi e inestimabili consigli di Gesù che ci vuol salvare. Dunque al presente esaminiamoci senza timore e pregiudizi e diamo un taglio netto al nostro peccato al fine di poter, un giorno non lontano, avere libero accesso al nostro Creatore e Salvatore Gesù, il Re, il quale ci dirà: venite voi i benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. L'esortazione nella lettera agli Ebrei 3:12-13 è: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Ogni bene in Gesù, il Cristo di Dio.